Nautica di Carlo, da 50 anni leader della nautica pugliese. Concessionario esclusivo per Foggia e Bat di gommoni Jokerbot, Solemar e Cardis, motori Mercury, imbarcazioni Quicksilver e Arbor. Assistenza, rimessaggio, usato garantito. Per trasferimento sconti fino al 60%. Nautica di Carlo a Manfredonia, in via dei Celestini 6. In modo tale che eventuali comportamenti contro legge vadano immediatamente puniti per la salvaguardia appunto della vita umana. A breve, diciamo, poniamo in essere. Iniziare la fase operativa e sto anche su indicazione del Comando Generale per l'inizio dell'operazione Mare Sicuro 2012. Quindi, come sapete, anche quest'anno il Comando Generale. Salve quotidiano con il comandante Franco Stagliano della Capitaneria di Porto di Manfredonia. Dunque, risultati di operazione Mare Sicuro 2012. Sì, diciamo che il Comando Generale anche quest'anno ha disposto l'operazione Mare Sicuro e noi ci stiamo apprestando a svolgerla anche nel nostro circondario marittimo. L'operazione è già iniziata e prevede una fase preparatoria che si concluderà il giorno 17 prossimo 21, per poi iniziare la fase vera e propria, la fase operativa, che si concluderà il 9 di settembre. Noi siamo quindi pronti, abbiamo già iniziato questa fase preliminare, stiamo svolgendo la nostra attività sia lungo il litorale per informare l'utenza tutta e sia a mare con i nostri mezzi nautici. Noi ricordiamo, il 19 maggio è partita l'udienza balneare come ogni anno, cosa cambia rispetto agli anni passati, cosa ci aspetta? Noi ricordiamo, purtroppo ieri c'è stato il decesso a Pane e Pomodoro di un Bari, di un signore, quindi la sicurezza sui lidi. Sì, no, allora la nostra ordinanza balneare è simile a quella dell'anno scorso, in effetti cambia la distanza dalla costa. La zona riservata alla balneazione per le spiagge, quindi per le zone sabbiose, è rimasta a 200 metri, mentre 100 per le coste a picco. Stiamo parlando di zona riservata alla balneazione. Ma la novità essenziale è che noi con ordinanza relativa al diporto nautico abbiamo traslato tutte quelle attività diportistiche che potrebbero arrecare problemi e disturbo alla balneazione, le abbiamo spostate al di là del limite di 500 metri di distanza dalla costa. Per quanto riguarda invece i controlli sui lidi? I controlli sui lidi sono iniziati, come le dicevo, e diciamo si concluderanno per quella che è l'attività di informazione il 18 prossimo 21, per poi iniziare la vera e propria attività operativa. Comandante, con questo concludiamo. Sul servizio di rimorchiatore, dato che l'onorevole Leone, quando è stato qui a Manfredonia per la conferenza di portuale, ha citato, comunque ha detto, un problema di tonnellaggio, se ne occuperà la cabina di porto, ci sono state rimostranze a livello locale. Cosa possiamo dire del servizio del rimorchio? Servizio del rimorchio, per adesso, come voi tutti sapete, non c'è ancora un soggetto, un imprenditore, che è venuto qui a Manfredonia per presentare una proposta di servizio, per cui io ho attenzionato la problematica al Ministero, sta adesso al Ministero trovare una possibile soluzione. D'accordo, ringraziamo il Comandante Stagliano della Capitaneria di Porto di Manfredonia, buongiorno, al Segno di Stato, grazie.